C'è chi afferma che la Bibbia è un testo di amore, di pace. C'è chi invece afferma che attraverso la Bibbia passano contenuti che invece inneggiano al conflitto, alla guerra, al genocidio, alle torture, agli abusi. Ma qual è la verità? Vedete, la Bibbia è un testo complesso e multifaccettato, essendo un insieme di scritti realizzati in epoche diverse e da autori diversi. La Bibbia contiene effettivamente una vasta gamma di messaggi e temi, alcuni dei quali in contrasto, in evidente contrasto tra loro. Da un lato ci sono parti della Bibbia, in particolare nel Nuovo Testamento, che enfatizzano messaggi di pace, amore, perdono. Questi sono spesso i passaggi che ispirano molti credenti a vedere la Bibbia come un testo fondamentalmente incentrato sulla benevolenza, l'amore verso il prossimo. Però d'altra parte ci sono parti, specialmente nell'Antico Testamento, che raccontano storie di conflitti, violenza, abusi e oppressioni da parte dello stesso popolo del Dio dei cristiani. Questi passaggi vengono interpretati in modi diversi a seconda della prospettiva del credente. Alcuni li vedono come rappresentazioni storiche o allegoriche, mentre altri possono percepirli come modelli o insegnamenti a cui ispirarsi. Ora, mentre nei culti integralisti si tende a prendere a modello di vita i contenuti totalitari dell'Antico Testamento e a stimare dittatori come Mosè, in ambiente cattolico invece si tende saggiamente a metterlo in ombra, evitando di argomentare circa gli atti crudeli compiuti da Israele nel nome di Yahweh. In ambiente cattolico si tende a tenere conto solo dei Vangeli, ma la Chiesa non ha mai delegittimato ufficialmente l'Antico Testamento. La Chiesa cattolica non ha mai preso le distanze ufficialmente dall'Antico Testamento. Questo significa che ne condivide il contenuto, a differenza dei molti credenti che per imbarazzo tendono ad osteggiarlo. Insomma, l'interpretazione del testo biblico può variare molto in base al livello mentale di chi lo legge. La stessa scrittura può essere fonte di ispirazione, di guida morale, di conforto spirituale per alcuni, oppure di interrogativi critici e analisi profonde per altri.